Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse: «Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». Sorelle e fratelli carissimi, la registrazione della Buona Novella oggi vi raggiunge dal cimitero di Lanciano in occasione del 2 novembre, il ricordo dei nostri cari defunti, la loro commemorazione. In questo giorno in tutto il mondo si fanno visite ai cimiteri per cercare di riallacciare, di coltivare il nostro rapporto con i nostri genitori, con i nostri cari, con i nostri amici che non ci sono più, che ci hanno preceduto lungo il percorso di questa vita e sono arrivati alla comunione eterna con il Padre. La loro vita è terminata, ma il fine della loro vita è ancora in piena espansione. Nella lingua italiana, infatti, ci sono diverse parole uguali che cambiano di significato a seconda dell'articolo che hanno davanti, se è un articolo al maschile oppure al femminile, il significato della parola cambia. Il capitale rappresenta i soldi, le ricchezze, la capitale è appunto la capitale dell'Italia, nel nostro caso Roma. Il rosa è il colore rosa, la rosa è il fiore che tutti quanti conosciamo e apprezziamo. In questo tempo abbiamo riscoperto cosa sia il fronte, un luogo dove si combatte. Sappiamo tutti cos'è la fronte, una parte della nostra testa. La stessa cosa vale anche per la parola fine. Un conto è la fine di una cosa, la distruzione, la perdita. Un conto è il fine di una cosa, lo scopo per cui quella cosa esiste, il motivo per cui quella cosa è stata creata. Quindi in questo giorno noi ricordiamo che la fine della vita non è rappresentata dalla morte. La morte non è la distruzione della vita, il suo annullamento, la sua rovina, ma la morte è il fine della vita perché porta la vita al suo massimo compimento, che è la comunione eterna con Dio. Il massimo compimento della vita è la comunione eterna con Dio perché in quel momento noi uomini, creati a immagine e somiglianza di Dio, creati per amore e per amare, possiamo davvero ricevere il dono dell'amore di Dio per tutta l'eternità e contraccambiarlo nel massimo della pienezza possibile. È solo la chiave dell'amore che ci permette di leggere la morte senza farci straziare il cuore, senza rimanere sotterrati, schiacciati dal peso della morte, specialmente quando essa arriva in momenti che noi non comprendiamo, in età che noi non comprendiamo, in modi che noi non comprendiamo. Nella nostra città di Lanciano qualche giorno fa abbiamo celebrato il funerale di un giovane sposato da poco più di un anno con la moglie in attesa di un bambino. Il perché, il punto interrogativo, era nella testa e nel cuore di tutti coloro che hanno partecipato a questa celebrazione, ma era ed è nella testa e nel cuore di tutta la cittadinanza. Come non rimanere schiacciati da questo perché? Come dare una risposta sensata a questa morte se non nella logica dell'amore?
Diceva infatti un filosofo francese di qualche tempo fa che dire a una persona ti amo significa dirgli tu non morirai. E quando il Signore ci ha creato, ci ha detto io ti amo e ci ha detto perciò tu non morirai. È il profeta Isaia che già 8 secoli prima della venuta di Gesù affermava nel suo libro: Io ti ho disegnato sul palmo delle mie mani, tu sei prezioso ai miei occhi e io ti amo. Per questo motivo Dio non può abbandonarci nel sepolcro, per questo motivo Dio non può abbandonarci alla consumazione del nostro corpo nella terra oppure negli altri modi in cui possiamo essere sepolti. Il fine della nostra vita è la vita eterna. Ce lo ha detto il Vangelo che abbiamo ascoltato, il Vangelo di Giovanni nel suo 6° capitolo, nel cosiddetto discorso del pane di vita che Gesù fece nella sinagoga di Cafarnao proprio dopo aver moltiplicato il pane per i 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Gesù dice: Voi avete mangiato il pane, ma questo pane che avete mangiato vi farà tornare la fame, non sarà sufficiente a tenervi in vita per sempre. Io vi do il pane vivo, io vi do il pane vero, io vi do me stesso, e chi si nutrirà di me, chi mangerà di me, vivrà in eterno. Ce lo ha detto ben 4 volte nel brevissimo brano del Vangelo che abbiamo ascoltato. Per 4 volte Gesù ci ha ripetuto che la volontà di Dio, il progetto d'amore di Dio, è la nostra vita eterna. E nessuno fra gli uomini e le donne, nessuno nell'umanità andrà perduto, nessuno verrà cacciato fuori. Basta che noi accogliamo questo progetto d'amore di Dio. Basta che noi rispondiamo con il nostro sì alla proposta d'amore che il Signore ci ha fatto. Naturalmente il nostro sì sarà sempre quello di una creatura. Nessuno di noi vivrà una vita perfetta, nessuno di noi sarà del tutto fedele a questa proposta d'amore. Avremo mancanze nell'amare Dio, avremo mancanze nell'amare il prossimo. E la preghiera per i defunti, la celebrazione per i defunti, sta a significare proprio la comunione dei santi, la connessione sempre presente, per dirla con un termine più attuale, fra noi e loro che sono già giunti al termine della loro vita, al compimento della loro esistenza, e quindi noi li possiamo aiutare ad accogliere e a vivere più pienamente ancora l'amore di Dio e a rispondere più pienamente ancora a questo amore così grande. Certo, non è facile decodificare oggi questo messaggio che il Signore Gesù ci ha lasciato. Era difficile al tempo di Giobbe, come abbiamo ascoltato nella prima lettura della Santa Messa. Anche Giobbe protesta contro Dio, anche Giobbe chiede a Dio perché, ma poi dice: Signore, io prima avevo solo sentito parlare di te, adesso ti conosco veramente e adesso so che il mio Signore è vivo e io vivrò in lui e vorrei che questo messaggio si incidesse sulla pietra perché nel tempo tutti lo possano leggere. È difficile decodificare questo messaggio perché, come ci dice San Paolo, il linguaggio del Signore è il linguaggio della sproporzione, è il linguaggio della gratuità che è tipico dell'amore. Il Signore, ci dice San Paolo nella lettera ai Romani che abbiamo ascoltato come seconda lettura, ha voluto bene a noi e ci ha amato quando eravamo ancora peccatori, quando eravamo i suoi nemici. Ha mandato suo figlio a donare la sua vita per noi perché noi potessimo avere la vita in eterno. E questo Gesù ci ha confermato nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato. E allora quel Gesù che gli apostoli hanno visto e che ci hanno raccontato, anche noi nella fede lo dobbiamo vedere. Nell'antichità
Vedere il figlio significava vedere il padre. Nella persona del figlio si notava più la somiglianza con il padre che il fatto che lui fosse stato generato dal padre. E allora chi vede Gesù vede il padre della vita, il padre dell'amore. Lo dobbiamo vedere anche noi. E dobbiamo in lui credere, ci ha detto Gesù nel Vangelo. Cioè dobbiamo dare la nostra adesione personale a questa proposta d'amore che il Signore ci fa, e in questo modo noi risorgeremo nell'ultimo giorno, che non è il giorno della fine del mondo, che non è il giorno della nostra morte, ma è il giorno del Calvario, cioè il giorno in cui Gesù ha fatto dono della sua vita, ha fatto trionfare l'amore sull'egoismo e sulla morte. Per cui la nostra vita eterna, cioè la vita dell'Eterno che abita in noi, la vita divina, la vita di Dio che abita in noi, inizia nella nostra esistenza il giorno in cui compiamo il primo atto d'amore e diventa sempre più grande quanto più atti di amore compiamo, quanto più l'amore diventa fondamentale nella nostra vita. È questo il modo migliore per commemorare i nostri defunti, è questo il modo migliore per vivere nella fede, questo giorno, il 2 novembre, che è sì di tristezza, ma che è anche pieno di speranza, perché come ci ha detto Gesù, io non perdo nessuno di voi e vi risusciterò nell'ultimo giorno.